Abbiamo verificato che la percentuale di conoscenza dell'esistenza della banca dati è stata del 98%, esattamente dagli ultimi dati che abbiamo ora verificato, il che significa che l'informazione è stata massiccia e che quindi anche quelli che sono stati cortocircuiti istituzionali comunque sono serviti per far conformare. Chi vuole attraversare lo stretto di Messina anche a contenuto dell'ordinanza del sindaco De Luca, quindi questo è un dato importante. Di conseguenza abbiamo riscontrato che solo il 2% non era quindi a conoscenza e che soltanto l'1% non era riuscito a completare le procedure e noi, come abbiamo detto, li stiamo consentendo per i primi giorni di applicazione dell'ordinanza di completare le procedure con la nostra assistenza proprio al momento dello sbarco. Io sono concentrato a risolvere il problema, c'è chi invece si concentra a generare polemiche. Quindi lo scontro è ovvio che non mi appartiene perché sono un amministratore che è impegnato a risolvere i problemi. C'è invece chi magari non ha neanche la visione di come si amministra un condominio e quindi si passa il suo tempo alimentando polemiche. Ma sono stili totalmente diversi e soprattutto noi puntiamo alla soluzione del problema. Che non poniamo solo che la questione che è un problema, non, la soluzione non è stata quella ipotizzata sulla carta, ma detto questo andiamo all'alternativa. Ecco, un vero amministratore è una persona che oltre a contestare ha la soluzione però e se chi la vuole deve applicare non la applica, si fa anche carico e rischia pure di applicare la soluzione.